Iniziavano un anno fa le visite guidate dell'Artemisio nel padiglione di Piazza Minerva che custodisce resti del Tempio Ionico nei sotterranei del Palazzo del Senato. Il Tempio Ionico Artemision, datato alla fine del VI secolo a.C., sorge nel punto in cui sono identificabili le radici più profonde dell'antica Siracusa. Il sito, gestito dalla Grande Eventi SRL e aperto tutti i giorni dalle 9 alle 21, mette in mostra gli elementi architettonici e materiali archeologici di epoche differenti, soprattutto le strutture di fondazioni, 14 o 16 colonne del grandioso tempio. Le campagne di scavo furono condotte dal 1960 e sono terminate nel 2008. Visibili le fondamento del tempio, ma anche resti precedenti come capanne pre-protostoriche o resti della cripta della chiesa di San Sebastianello. L'accesso agli scavi del Tempio Ionico è invece un padiglione costruito e progettato dall'architetto Latina. Concepito come un monolite di calcare duro, caratterizzato dai suggestivi effetti di luce e penombra che filtrano attraverso una grande lanterna che diventa una camera di luce sugli scavi. Una porzione, aspetto rilevante del patrimonio archeologico della città di Siracusa, sicuramente da non perdere dal punto di vista turistico e culturale.